dai, vai. Oggi pomeriggio. Vediamo se risa. Non è apprezzata bene. Sì, come no. Vabbè, la Simona mettiamo. Sì, va bene, va benissimo. Tu l'hai visto subito quando si è spenta, no? Sì, si è spenta. Certo. Aspetta, che prima di iniziare io vediamo. Faccio il filo, però, io. Che stavo dicendo. Ah, sì. Aspetta, mettiamo perché stare fuori. Parlavi del 1500. Sì. Adesso sta, non fa niente. Non ci sta. Non fa niente. Ma ci deve venire, no? Vabbè, dai, noi diciamo che ci siamo, dai. Sì. Sta registrando? Apposta. Ok. Dicevo, quindi c'era un garzone che a un certo punto si emancipava dal padrone e cominciava una nuova attività analoga a quello che faceva, aveva fatto fino a quel momento come sottostante. Invece, ad un certo punto, le aziende più grosse si sono evolute per fare una gestione aziendale più complicata rispetto a quella, diciamo, originaria con un unico punto vendita. Quando incominciavano a fare le multinazionali dell'epoca, diciamo così, no? I genovesi avevano fondaci a Costantinopoli piuttosto che ad Amsterdam, eccetera. Ecco, in quel periodo lì che cosa hanno fatto? Hanno inventato la partita doppia, che nel libro io chiamo doppio gioco, perché la partita doppia è una falsità assoluta, senza entrare dopo nel dettaglio perché sennò non riusciremo a esaminarlo neanche stasera. Nel mondo reale, quando uno fa un commercio, è nel mondo reale. Allora, voi sapete che gli arabi hanno inventato l'algebra, no? L'algebra c'ha anche i numeri negativi, ci sono, adesso nella matematica moderna ci sono anche i numeri immaginari, oltre che, ma nella realtà esistono solo numeri positivi. Perché oggi ci sono anche i numeri indefiniti. Se, vabbè. Cioè, se una cosa esiste è un numero, quindi c'è, o non c'è nessun occhiale, oppure c'ho un occhiale che è positivo, non può essere negativo. Allora, com'è che quando io vado nel sistema della partita doppia può essere che sia in positivo, ma può anche essere in negativo? C'è qualcosa che non quadra. Se una cosa esiste, non può essere negativa. E allora da lì è nato il sistema bancario, da questa origine, da questa truffa concettuale, cioè nel concetto che io ho una cosa, metto in bilancio positivo un prodotto, che ne so, un carretto, arriva uno, mi dà dei soldi e metto in bilancio che non c'ho più il carretto e c'ho i soldi, poi però se compro qualcosa vado in negativo, no? Come fa a essere negativo? Cioè è impossibile, se prima era un carretto che esisteva, quel denaro rappresenta il carretto esiste ancora, il denaro deve esistere in positivo, non in negativo. E da lì nasce la truffa bancaria con tutte le varie cose che sappiamo. Ma vediamo un po' che cosa è successo. Alza su, non c'è più, oh porca miseria, chiudi, spegni. Quando è andato via? Quindi da quel momento lì prende piede molto pesantemente, perché esisteva già, come ho detto, attorno da più o meno 1200 avanti Cristo questo procedimento chiamato signoraggio, esisteva appunto da quel periodo lì e si è sempre attuato in tutti i luoghi, in tutti i tempi a partire da allora. Ma a partire dal 1500 nasce in maniera proprio preponderante rispetto ad altre azioni economiche e bancarie questo concetto del signoraggio. Aspetta un attimo, andiamo avanti. Vediamo, lo faccio. Abbiamo fatto un passaggio.
per parlare di significato di aprire cosa esattamente è, facciamo alcune rappresentazioni teoriche, diciamo così, no? E cioè qualcuno investe 10 euro e guadagna una barca di soldi. Sembra una cosa assurda, ma è veramente così. Se uno investe normalmente investe in azione o qualcosa del genere, più o meno siamo su 4, 5, 8% di utile l'anno. Se uno poi investe rischiando in borsa un po' di più, arriva anche al 20, 30, 50% del giudizio particolarmente bene in un'annata eccezionale, ma se investe in titoli a alto rischio, più o meno siamo lì sempre, ma c'è qualcuno, oddio, ho saltato un altro, no, che riesce a mettere da parte 3.350 euro un anno investendone 10, ma ancora peggio c'è qualcuno che appunto guadagna 33.500%, un attimo che andiamo avanti, qui la situazione è complicata, e si arriva a un qualcuno che si chiama Sistema Bancario Europeo, che fa tutt'altro ed è composto appunto dalla Banca Centrale Europea, dalla Banca Nazionale di Stato e dalle banche commerciali, le quali che cosa fanno? Investono in denaro. Questa banconota da 500 euro che adesso hanno proposto di togliere dalla circolazione perché c'è in piedi tutta una strategia per togliere il denaro liquido dal commercio, e questa banconota però costa 0,30 euro, 30 centesimi, ma non è solo sull'euro, è sempre stato fatto anche sulle banconote prima, sugli euro, cioè sulle lire, sulle sterline, dollari e quant'altro. E quindi addentrandosi appunto nei meandri della manipolazione, della gestione della emissione monetaria, che cosa è? Andiamo ad analizzare la BCE. La BCE è una SPA, è una banca privata che segue le norme del diritto internazionale, è un soggetto giuridico internazionale come se fosse uno Stato, e non è soggetta a nessuna giurisdizione che non sia quella del suo establishment, quindi né di nessuna comunità europea né di nessun altro, né del codice penale o amministrativo di nessuno Stato al mondo. In realtà i proprietari appunto sono i detentori del pacchetto azionario del BCE SPA e sono le cosiddette banche centrali, che tutte aspetterebbero essere controllate dai rispettivi stati e ovviamente la comunità europea, come ad esempio la Banca d'Italia SPA, di cui la Banca d'Italia è proprietaria della BCE del 14,57%, e invece no, perché eccetera eccetera,
Solo che in questo pacchetto c'è anche la Banca d'Inghilterra, la Banca di Svezia e la Banca di Danimarca, che sono un po' particolari. E cioè la Banca di Danimarca e la Banca di Svezia aderiscono al trattato dell'euro, ma loro al loro interno continuano ad avere il marco, in Danimarca e in Svezia, che cos'è? Non me lo ricordo più. E la Banca d'Inghilterra, che è la seconda azionista dell'euro, la prima è la Banca di Germania, poi c'è la Banca d'Inghilterra, come vediamo, e per diciamo la Banca d'Italia è la quarta come importanza dopo la Banca di Francia. Secondo l'importanza dei singoli paesi. Sì, è certo. No, secondo l'importanza, l'importanza che aveva l'economia, che aveva l'economia nel momento della fusione. Ma bisogna vedere poi anche di chi sono le banche che controllano. Stavo dicendo che la Banca d'Inghilterra giustamente continua a, da una parte, a speculare sulla speculazione sugli interessi dell'euro, però per se stessa, e dal suo punto di vista perfettamente ragione, utilizza la sterlina, perché l'Inghilterra, cioè il Commonwealth, e l'ambito del Commonwealth utilizza la sterlina come unità di misura. Certo. E quindi di chi sono le banche italiane, cosiddette italiane, dal nome italiano all'apparenza italiana, loro volta sono controllate da azionisti, per la maggior parte banche internazionali appartenenti alla grande finanza, in Italia prioritariamente la banca JP Morgan, con le varie addentellate, e buona parte dei recuperi e delle aste che vengono fatte per conto di fiduciarie dal nome italiano ma gestite da JP Morgan. E quindi la cronaca Banca Italia è controllata da Banca SPA, tutta di fare il controllo dei cittadini. Ecco l'elenco, quindi chi è che controlla le banche? Controllano i consigli di amministrazione, chi detiene l'azionariato, la maggioranza dell'azionariato, e certamente non è il cittadino italiano, il semplice uomo della strada. E qui ci sono le varie ripartizioni e le varie quote. Ma la cosa più assurda in tutto questo è che la Banca d'Italia dovrebbe controllare i suoi soci, che in realtà sono anche i suoi possessori, e quindi è un po' difficile riuscire a pretendere tanto. Non lo fa proprio. Questa iniziale menzogna ha un senso di esistere in quanto serve per attuare poi le successive truffe pseudo legalizzate a danno dei cittadini di tutta Europa, e si chiama, andiamo avanti, usura. La più facile di quelle che conosciamo si chiama usura, cioè tutti quanti sanno che vanno in banca, prendono un mutuo o un prestito, se questo, o vanno dal nostro zino, e quello prende un agio, diciamo così, un interesse, che normalmente si chiama usura. Ma la più ignobile è un'altra usura che si chiama signoraggio, come dicevamo prima, che è quella più redditizia. Ma ce n'è ancora un'altra, ancora più redditizia, che si chiama riserva frazionaria. Allora, mentre l'usura la fa normalmente lo strozzino o al limite la banca commerciale, il signoraggio la fa la banca nazionale. Mentre l'usura, parliamo di 3, 10, 20, 30, 50% o follemente del 100% in qualche caso, quando è lo strozzino, che è proprio quello rischia molto, diciamo, beh, dai, 100%. Nel caso del signoraggio siamo appunto a quei livelli che vedevamo del 300, 500, 1500% all'anno, non per modo di dire. E ma non dà nulla. Ecco, ma soprattutto la banca centrale è quella che guadagna di più di tutti, e ancora di più di tutti la Banca Centrale Europea, perché la Banca Centrale Italiana guadagna circa l'8% di tutta la massa monetaria che viene immessa nuova, la massa monetaria 1. Ma la Banca Centrale Europea guadagna il 92% di tutto quello che emette. Abbiamo visto che la banconota costa 30 centesimi, quella da 500 euro,
e in realtà poi mette all'utile o al negativo, a secondo della situazione, del caso del vario che gli fa comodo nella partita doppia che dicevamo prima, e guadagna attorno al 30.000-50.000% l'anno. 30.000-50.000%, è abbastanza? Crea dal nulla i procedimenti di interesse, cioè crea la moneta dal nulla, poi te la dà a interesse. Allora andiamo avanti. Per dare un senso all'ordine logico della dimensione, le tre principali truffe, furti, sopravvissuti, messe in atto dalle banche e dai loro clienti, basta evidenziare qualche numero percentuale. È appunto quello che abbiamo detto prima. Prima di lasciarvi a meditazioni personali, voglio farvi un esempio concreto che fa capire, vedere e toccare con mano quanto delirante e devastante sia questo incommensurabile e innaturale raggiro. Per dare un'idea concreta, è come se un vostro amico vi chiedesse di investire solamente 1.000 euro e voi riceveste da lui ogni anno per i soli interessi una somma fra i 10.000 e i 20.000 euro. Nel caso dell'usura. E voi diventaste anche il proprietario della villa, della sua villa al mare, del valore di 335.000 euro. Questo è il caso, nel secondo caso. Avete investito, ricordiamo sempre, 1.000 euro. Pochi soldi per avere la proprietà di una villa così e un reddito annuo di oltre 10.000 euro, ma con dietro l'angolo lo spettro del crollo della finanza creativa, che poi ci arriviamo. Ma soluzioni ce ne sono. Questa, come intendiamo noi di Alba Herrani, è la più etica soluzione. Perché? Adesso ci arriviamo. Eccola qua. La cambiale sociale. Allora, la cambiale sociale non è altro che l'emissione dal nulla del valore, esattamente come fanno le banche che emettono dal nulla valore. Vabbè, ma noi non gli chiederemo gli interessi. Ma noi non solo non chiediamo gli interessi, ma quel valore fittiziamente creato, che è correlato a un bene che è stato prodotto da qualcuno in giro per la nazione, è correlato appunto all'esistenza in vita di quella materia prima, che ne so, semilavorato o bene o servizio o prestazione o quant'altro, che per naturale decadimento dopo qualche anno non esiste più. Pensiamo alla macchina, no? Uno tiene la macchina 7, 8, 10, 12 anni, tranne me che ho una macchina di 18 anni, normalmente poi la butta via, ne compra un'altra, no? E quindi perché? Perché a quel punto lì oramai è troppo usurata per essere, diciamo, avere così, anche solo l'idea di poter continuare a ripararla per poterla utilizzare, ecco. E quindi quello che appunto bisogna andare a recepire è sempre l'origine delle cose, come abbiamo detto all'inizio. Cioè, all'inizio abbiamo detto che attorno al 1500 ci sono stati una serie di sviluppi esplosivi, nel vero senso della parola, anche negli esplosivi, per esempio, perché in quel momento lì diciamo, ci sono venute a chiudere una serie di filiere del pensiero che hanno portato, per esempio, all'eliocentrismo e non più al geocentrismo, no? E quindi hanno sconvolto anche il pensiero morale, il pensiero filosofico, il pensiero religioso, no? Ecco il perché poi anche di quella diaspora della Chiesa cristiana che si è sparsa in mille rivoli, no? Come abbiamo detto, calvinismo, eccetera, no? Per cui bisogna tornare all'origine per riuscire a dare la soluzione, perché la soluzione è sempre nel, come si dice, Giorgio, è sempre nell'origine la soluzione. Certamente. Nell'origine c'è il problema, ma c'è anche la soluzione del problema.
E quindi quello che è stato, diciamo, non è stato accennato finora è che i cosiddetti commercianti dell'epoca, quelli che avevano i fondi qua e là in giro per vari porti del Mediterraneo o altrove, avevano anche messo appunto un sistema che era quello delle affiliazioni, sedi secondarie, no? Chiamiamole così. E cioè, che cosa avevano fatto? Avevano inserito in ogni sede di commercio importante in giro per il Mediterraneo un loro parente, tipo per esempio i Rothschild, i Fugger, prima ancora. Che cosa faceva? I Rothschild non ha inventato assolutamente. C'era uno che c'era, cioè una famiglia, uno di quelli che sappiamo che c'era una famiglia molto numerosa con 7, 8, 10 figli. A ognuno gli dava una sede, vai a Napoli, vai a Palermo, vai a Costantinopoli, a Rotterdam, eccetera. Vai a Parigi. A Parigi e così via. E quindi che cosa succedeva? Che quando c'era un pagamento da fare a Parigi, il padre che stava, che ne so, in Baviera, in qualche posto della sede loro centrale, mandava a Mainz e gli diceva: oh, ma Mainz, c'è un motivo perché stava a Mainz, poi dopo magari lo diciamo mi stai parlando te. Che cosa succede? Gli dava, chiamava il messaggero, il Corriere Espresso dell'epoca, gli dava un plico in cui gli dava l'ordine di pagamento a Giovanni. Andava in Provenza il messaggero, arrivava dal figlio che stava in Provenza, leggeva la missiva e diceva: sì, c'aveva magari Giovanni che entro qualche giorno andava a trovarlo e diceva: ecco, ti do 300 grammi d'oro, che ne so, 300 monete d'oro. E così funzionava. E quella si chiamava lettera di cambio, quella lettera che arrivava. Era non questa qua, non fatta così, era una semplice lettera, ma conteneva esattamente le stesse diciture e gli stessi spazi vuoti da riempire o compilata, diciamo di sana pianta all'inizio, dove c'era la data di pagamento, la cifra di pagamento, chi doveva riscuotere il pagamento, eccetera, eccetera, tutte le varie informazioni. E quella è sempre ed è soltanto l'unica forma vera di moneta o banconota, perché quella è quella che certifica il credito, quello è un titolo di credito. Nella banconota attuale, quella della Banca Centrale Europea, l'euro, non c'è niente di tutto questo, addirittura non c'è scritto niente, c'è solo scritto euro e un cerchietto con la C del copyright dentro, perché sennò gliele copiavano e non potevano manco di niente. Quindi l'euro non è un titolo al portatore, non è un titolo neanche, pure semplice, è semplicemente una convenzione coattiva. Perché il corso dell'euro è un corso quattro, un quarto, non mi viene la parola. Dillo quattro. È un corso obbligatorio, non può essere eluso. È un corso forzoso. Forzoso, ecco, non mi veniva. Ma è la stessa cosa. Sì, vabbè, non volevo dire forzoso, lo so che c'è la stessa cosa. Però in termine monetario si chiama corso forzoso. Che cosa significa corso forzoso? Corso forzoso significa se tu non accetti l'euro, ti becchi 500 euro di multa. Se tu gli dici, viene uno con un euro e tu gli dici: no, io voglio le sterline o le vecchie lire, quello ti va a denunciare alla Guardia di Finanza e ti fanno una multa di 500 euro. Quindi non ti conviene dire di no, insomma. È un reato amministrativo. Quindi c'è tutto un cerchio, no? Che si ricongiunge alla fine, perché è un percorso obbligatorio. Non puoi uscire regolamentato. Non puoi uscire con la cambiale puoi uscire, perché quella è legale. No, devi spiegare perché è legale, perché sennò non si capisce. Allora, tornando al discorso che facevo prima, tutte le forme di pagamento vere, quelle più importanti, per esempio i titoli di cambio interbancari,
che sono titoli che vanno dal mezzo milione di euro, di sterline o di dollari, anche a 100 miliardi di euro, di, ciascuno, perché quelli, i titoli interbancari vengono firmati a mano direttamente dal Ministro del Tesoro. Adesso che è una società privata SPA, verrà firmata da Draghi personalmente. Certamente. Però, comunque sia, è... O, dal dire, o nel caso dell'Italia... Dal governatore della Banca d'Italia, certamente. Che ha queste funzioni, ma solo queste. Quindi, quando lo Stato italiano, ad esempio, emette i BOT o i CCT, sono cose così, sono fatte diverse, perché ovviamente essendo di valore da un milione di euro o 10 miliardi di euro, hanno degli orpelli molto più belli, no? Molto più. Accattivante, ecco, no? Per chi te lo deve comprare, anche perché è un titolo al portatore, cioè tu ovviamente oggi questo è impedito, anche lì hanno chiuso il cerchio. Allora, i compratori, che prima poteva essere anche una banca privata e poi la banca privata successivamente vendersi ai suoi clienti, oggi invece no, dal 1992 sono 20 bande di delinquenti, noi le abbiamo denunciate tantissime volte, non ci dicono né A né Ba, e lo diciamo anche stavolta, e praticamente sono una banda di delinquenti composte da 20 cosiddette banche, in realtà sono delle consorterie, delinquenti puri, però sono quelli che si chiamano, per l'esattezza, banche specialiste delle aste. Sono specialiste secondo loro, invece loro, essendo 20, sono specialisti, immutabili. Che partecipano alle aste. Allora, ma è possibile fare un'asta in cui partecipano solo 20 e sono sempre i soliti 20? Dunque, dal 92 adesso sono 24 anni. Vabbè, come quelli che fissano il prezzo del petrolio. È possibile? No, perché io volevo dire queste cose, perché questo è l'aggancio vero. È l'aggancio vero della questione. Hai detto due cose che noi dobbiamo chiarire ai nostri amici. La prima cosa è una moneta che è veramente qualcosa di consistente per il portatore. Per fare un esempio banalissimo, prendiamo ad esempio le vecchie lire. Le vecchie lire avevano tre firme nel foglio. Assolutamente. La firma era un titolo al portatore a tutti gli effetti. Era la firma, era esattamente la firma che uno va a mettere qui nella cambiale. Ecco dove c'è l'importanza della cambiale. Perché lì c'erano tre firme, perché era quella del traente, quella del trattore si chiama, e quella del garante. Esattamente come se stanno le vecchie lire. Non è che c'erano tre firme perché gli faceva piacere avere tre firme, è d'obbligo. E allora? Cosa succedeva? Succedeva che quando tu andavi, tanto è vero che c'era scritto pagabile a vista a portatore. Io quando ero ragazzo mi dicevo, ma che cosa significa pagare? E andare alla Banca d'Italia e ti davano le... Me le pagavano, perché quella era una ricevuta, era soltanto un bene di credito, per cui... Loro erano tenuti, se no io ero libero di denunciare il direttore generale, no, ma della banca. Cambiare significava che tu andavi alla sede della banca centrale e mi dovevano dare. Che no, ti davano l'oro o l'argento. Esatto. Ti davano un equivalente d'oro o l'argento. Certamente. Il lingottino ti davano. Questa è la cosa importantissima. Tant'è vero che l'euro di oggi non ha alcun valore, perché non è controfirmato da nessuno, c'è una firma di cui non si sa chi sia, dicono che sia di Draghi, ma la cosa più bella è che se domani Draghi dice da domani in poi tutti i fogli di euro che avete in tasca non valgono niente, ve la pigliate tutti in saccoccia. Non c'è il cambio. E il numero che c'è sul foglio dell'euro è falso. Non è, il numero di serie, è il numero dell'emissione, che è diverso, dell'ente emittente. È una falsità continuativa, questo per quanto riguarda il valore reale di un fogliaccio di carta come questo qui. Ed è bene che le persone si rendano conto che è così. Mentre è differente, ricordiamocelo bene, anche questo,
perché questi sono dei concetti che noi diciamo ai nostri amici, i quali a un certo punto riescono a capire come vanno le cose. Perché Aldo Moro è stato ammazzato? Perché aveva emesso una banconota da 500 lire. No, non aveva messo la banconota a 500 lire, aveva emesso la moneta argentea da 500 lire, era quello il valore reale. Anche. E la banconota da 500 lire, che era una banconota di Stato, era biglietto di Stato. Era, essendo biglietto di Stato, era la controparte di un valore che era stato democratizzato, popolarizzato attraverso la moneta da 500 lire, quella con le tre caramelle. Tant'è vero che il valore era quello d'argento, era reale, che la popolazione l'ha automaticamente tesaurizzata. Dopo qualche mese non c'era più, l'avevano tutti messi in tasca, l'avevano tutti quanti messa nel proprio forziere. Cosa significa? Che esistono dei meccanismi sociali e psicologicamente, diciamo così, accettati in tutto il mondo, per cui il valore reale viene comunque tesaurizzato. Questi sono i concetti che sono importanti. Non esisterebbe valore a quelle famose 500 lire di Stato se non fossero state parallelamente emesse anche in forma argentea. Per seguitare nel discorso, quindi qualunque titolo al portatore o non al portatore è comunque contraddistinto da questi elementi essenziali, che sono almeno 10 che determinano il titolo. Poi eventualmente ci possono essere altri ulteriori dati che completano il tutto. Quindi, come dicevo, le cambiali sotto varie denominazioni e forma sono tuttora lo strumento principe per lo scambio di valori e la compensazione di valori, per esempio, fra, come abbiamo detto, con i titoli interbancari, fra i vari le varie istituzioni bancarie o anche i vari stati. Perché? Perché attraverso questa formula è possibile far viaggiare il valore senza far viaggiare davvero il peso del valore, il materiale del valore. Ma poi, da quando è entrato in vigore il sistema non gold standard, ovviamente è l'unico sistema di rappresentazione del valore, perché prende origine e cespito dall'economia reale, non più dalla riserva aurea dei cavò della banca centrale, ma da come va in quel momento, come organizzata, strutturata e produttiva l'economia reale della nazione, dello Stato dove questo valore viene emesso. E quindi qui l'euro è falso, perché l'euro non è l'elemento che ti dà il valore reale dell'economia, delle 17 economie, che non è stato mai misurato. Ma no, quindi il soldato completamente fittizio. Oltretutto, il rapporto, ad esempio, dell'euro col dollaro è falso. È falsissimo. No, falso sia dal lato europeo e ancora più falso dal lato americano. Esattamente. Quindi non sappiamo quanti euro sono stati stampati, non sappiamo quanti dollari. Abbiamo chiesto, noi e tutte le altre organizzazioni che ci occupiamo di queste cose qui, abbiamo chiesto decine di volte, in tutti i sensi, in tutti i modi, di avere informazioni da parte della Banca Centrale Europea e da parte della Commissione Europea, e non parliamo del Parlamento Europeo perché non ha proprio senso, e non c'è mai stata data la comunicazione, mai stata la risposta. Quindi questo per dire che siamo in un sistema del tutto illegale, del tutto mistificato, e quindi non ha nessun senso prenderlo a riferimento. Quello che è importante, appunto, in tutto questo contesto che abbiamo rappresentato, è che alla fine dei giochi tutti, per scambiare valore,
devono a priori, prima di emettere la banconota, devono avere un valore, perché se no la banconota non la puoi emettere, perché la banconota è sempre solo un titolo, o quantomeno dovrebbe essere almeno un titolo, e invece neanche è. Non, invece non è, perché il titolo rappresenta un valore che sta depositato da qualche parte, come ho detto prima con la lettera di cambio. Qui invece di valore non c'è niente. Il valore di cambio o delle banconote sul mercato internazionale sono dei puri latrocini dei paesi più forti politicamente e militarmente rispetto a quelli meno forti, perché se no non si spiega perché la Nigeria o il Sudafrica, che hanno riserve minerarie di ogni ben di Dio e quindi ricchezze intrinseche enormi, però hanno delle monete tipo il rand che non valgono un cazzo. Cioè, questa è una cosa folle, no? Non c'è senso. Cioè, uno dovrebbe, come abbiamo detto, avere un raccordo fra il titolo e il bene, e qui non c'è più. E allora invece c'è una cosa importante. La cambiale sociale invece è un raccordo inter pares, cioè è un accordo di mutuo scambio a livello orizzontale, quindi è un esente da qualunque tipo di mercificazione in senso volgare, sì, sì, termine, insomma, di utilizzazione fraudolenta della buona fede prima che di tutto il resto, di chi riceve il titolo o comunque insomma la rappresentazione del valore. E quindi occorre ritornare alla funzione primaria della moneta, e cioè codifica in senso completo, che la moneta è la rappresentazione del valore del lavoro dell'altro, perché se noi riconosciamo il valore dell'altro, autonomamente e implicitamente riconosciamo anche il nostro lavoro, perché la controparte non può far altro che agire nello stesso identico modo specularmente a noi, e quindi a vantaggio dell'uno, dell'altro e della collettività. È chiaro il concetto. Sì, io direi di concludere, però sì. Adesso volevo leggere due cosette qui. Ricordiamoci in relazione cambiale, ricordiamoci che nell'immediato dopoguerra, nel secondo, sì, dopoguerra, la ricostruzione italiana è stata fatta sulle cambiali, e il grande cinema italiano, il cinema neorealista italiano, è andato avanti esclusivamente a cambiali. Alle cosiddette farfalle, cabriolet. Alle cosiddette farfalle, cabriolet. Allora, questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, che è abbastanza interessante anche questo, riguarda ad esempio i costi e il valore del petrolio. Il valore del petrolio viene fissato giornalmente con una falsa compravendita. Ci sono una decina di persone che si vendono 3 o 4 barili di petrolio e gli danno il prezzo che vogliono. Quello non è il valore del petrolio. Però questo viene imposto con i cannoni e con le bombe atomiche a tutto il mondo. Anche questa è una cosa che è molto importante tenere presente, per capire qual è il meccanismo di creazione di moneta falsa da parte della Banca Centrale Europea e a maggior ragione della Federal Reserve, a maggior supporto di quello che afferma adesso Giorgio, che abbiamo detto in varie occasioni anche stasera più volte, sta il fatto che il signor Draghi 3 giorni fa ha detto quello che non può che confermare quello che abbiamo detto noi rispetto all'euro, ma rispetto anche a tutte le altre monete. Non è che la questione è solo incentrata sull'euro. Tutte le monete sono false, come abbiamo detto, attraverso vari marchigiani. Ma sono sostanzialmente false, non false nel senso che sono... Anche no, come valutazione, come quotazione, oltre che ma come... sono nella sostanza false. Come quotazione? Volevo portare un esempio importantissimo che mi è venuto in mente adesso. Ai tempi dell'impero di Carlo V,
ci fu il grande boom dell'oro. Arrivava l'oro degli Inca. Veniva tutto l'oro degli Inca, veniva tutto l'oro dell'America del Sud. L'argento. Questo comportò una enorme svalutazione e una grande inflazione, e da cui poi ne derivarono guerre, tutte le guerre che hanno caratterizzato il 500-600, le rivoluzioni religiose e quant'altro. Sono tutti fattori strettamente correlati. Però dov'è il fatto? Il fatto che oggi, ad esempio, non sappiamo qual è il numero degli euro che sono stampati dalla Banca Centrale Europea, e non sapendolo, il valore dell'euro resta sempre identico, il che significa che è falso, perché quando tu immetti un qualsiasi prodotto, lo vediamo adesso, che siccome c'è questa difficoltà all'acquisto, no, ci sono tutti questi sconti che tu trovi nei negozi, nei supermercati, ovunque. Questo è un fenomeno inflattivo, importantissimo. A questo proposito, lo devono vendere a un prezzo inferiore. Ma perché? Perché c'è un'eccedenza di produzione. Aspetta, anche questi concetti vanno spiegati ai nostri amici. Il concetto di eccedenza di produzione non è un'eccedenza che significa in se stessa, è un'eccedenza in relazione alle capacità d'acquisto dell'eventuale cliente. Quindi un prodotto può essere anche eccedente se è ad esempio una Ferrari che produce, che ne so, 100 Ferrari all'anno ed è costretta a vendere a un prezzo inferiore indipendentemente dal numero di acquirenti. È importante questo concetto. E oggi ci troviamo in un sistema talmente falso. Ed è quello che volevo dire, appunto, così ti interrompo un attimo, e cioè che c'è proprio al converso, all'inverso, cioè, c'è un aspetto importantissimo che è stato enunciato 3 o 4 giorni fa proprio dal signor Draghi e poi successivamente da tutti gli altri correligionari, che è andato a ripescare un qualcosa che disse, mi sembra, Bernanke nel 2002, che diceva, appunto, ha coniato il termine helicopter money. Sì. E cioè che avrebbero già all'epoca voluto farlo, poi invece non l'hanno fatto, lanciare le banconote dall'elicottero. In realtà non è così, perché allora questa idea è venuta contemporaneamente, chissà perché, ai giapponesi, agli europei e pure agli americani. Allora, si tratta di fare attraverso un'operazioncina, niente male, di prendere almeno 3 o 4 piccioni con una sola fava, perché da una parte il primo piccione, che questa racconta una marea di cazzate, è per i coglioni che ci credono, certo. Questo è il primo piccione. No, però c'è Abe, il ministro Abe, che ha detto, che cosa facciamo? Non diamo i soldi, ma diamo i buoni sconto da spendere solo ed esclusivamente per l'acquisto di cose che diciamo noi. Quindi diciamo che loro indirizzano i consumi, certamente, nel settore specifico merceologico che vogliono difendere o vogliono incrementare, e poi tolgono dal mercato moneta, perché hanno surplus di produzione e non c'è moneta. Loro prelevano il surplus di produzione nei magazzini, però invece di mettere moneta nel circuito le danno una volta solo quella moneta, perché poi una volta che tu l'hai data in spesa, quello viene ritirato. Oh, questa è moneta complementare. Certo. Ricordiamoci. Certo. Allora, siccome il popolo sta orientandosi verso la moneta complementare, glielo fa il creatore della moneta. Allora, la Banca Centrale. A maggior ragione, proprio perché le monete complementari hanno una loro funzione essenziale. Pensiamo ai mini assegni di 30 anni fa, oppure anche solo ai buoni pasto adesso. Io ieri ho letto sul supermercato solo la metà della spesa in buoni pasto. Perché? Perché ci sono delle aziende, addirittura oggi, leggevo 3-4 giorni fa, che addirittura pagano lo stipendio in buoni pasto. Certo. Solo esclusivamente in buoni pasto, certo. Per una serie di motivi che non è il caso di analizzare. No, questo mi ricorda l'epoca dell'inflazione tedesca ai tempi di Kohl. Esattamente, come appunto di ricordare bene. Addirittura c'è un'istituzione
quella del manicomio più grande al mondo, che sta in Germania, non mi ricordo come cavolo si chiama, che emetteva già nel 1920 una sua moneta complementare da utilizzare all'interno del, perché i matti erano nei manicomi anche allora, adesso non ci stanno più, allora li facevano lavorare, a diverso da quelli italiani che sono lì in albergo, i matti tedeschi lavoravano e producevano e quindi prendevano la paga e prendevano questi buoni, e questi buoni che all'interno del manicomio, che era c'aveva 200.000 posti letto, quindi una città, 200.000 posti letto. Era una città dopo la prima guerra mondiale, era una città, e lì lavoravano e producevano e quindi poi spendevano questi soldi, che erano buoni, che erano spendibili però solo dentro al manicomio, che era una cosa enorme, e per cui però ecco, questo per dire che basta solo formalizzare una convenzione all'interno di un circuito, che sia il manicomio, come la cooperativa, come che ne so, il consorzio all'interno di un comprensorio di qualunque genere, basta mettersi d'accordo e tu fai il gommista, quell'altro fa il falegname, quell'altro fa il panettiere, quell'altro fa il fornaio, quell'altro fa il ciabattino, quell'altro fa il professore universitario, quell'altro, si crea una moltitudine di attività, e all'interno di questa moltitudine di attività poi c'è la possibilità di scambiarsi delle monete, diciamo, interrelazionali. Vabbè, come ha fatto Auriti a Guardia Grele. Come fece Auriti a Guardia Grele, per esempio, no? O anche in altre situazioni, ce ne sono. Diciamo, il fatto più epocale che avvenne, che è rimasto sui libri di storia, l'ho raccontato qualche settimana fa, è l'evento che avvenne a Werbl, che è un paesino di montagna vicino a Salisburgo, dove il sindaco, che era un appassionato, diciamo, esperto di monetarismo in generale, e seguiva le teorie di uno che diciamo un monetarista, un economista, che faceva un po' altre cose, ma comunque anche era aveva fatto delle cose importanti anche in economia, che si chiamava Silvius Gessel, e questo Silvius Gessel aveva proposto una serie di cose. Questo sindaco, che c'ha un nome, Interberger, una cosa del genere, adesso non mi viene in mente il nome esatto, aveva applicato queste teorie appunto in questo paesino, appena dopo la guerra, in Austria, prima guerra mondiale, quindi la fame è nera, e con questo sistema ha fatto assumere una cinquantina di operai più o meno, che in quell'economia di 3-4 mila abitanti era una discreta quantità di economia che girava, e aveva avuto un successo notevole, e poi era anche la ripresa, ricordiamocelo bene, certo, era cosa importantissima, era una moneta deperibile come la cambiale sociale. La cambiale sociale ha preso spunto da molti esempi già esistenti in epoche diciamo storiche, diciamo, con possibilità di analisi approfondita e di studio approfondita, quindi abbiamo esaminato tutta una serie di elementi e di strumenti che andavano presi in considerazione, e dopodiché abbiamo fatto una composizione e è uscita fuori la cambiale sociale. Questa cambiale sociale, fra l'altro, perché si chiama cambiale sociale? Perché esistono le leggi. Le leggi, abbiamo visto, che difendono il contesto, come si dice, il diritto acquisito. Oddio, non il diritto acquisito, vabbè, dillo, la normalità, no, cioè il senso comune, dai. È un senso comune che poi diventa legge, che poi diventa norma. La cosa costituita, diciamo, non mi viene la parola, costituito, vabbè. Il potere costituito, ecco, non mi veniva un momento d'amnesia, a quest'ora comincio a perdere cose. Il potere costituito ovviamente si difende con che? Con le leggi, e quindi con le leggi ha previsto tutta una serie di cose, fra cui che
È vero che può esistere la moneta complementare, ma solo in, con, diciamo, in combinazione contestuale con l'uso della moneta normale, quella a corso forzoso. Quindi se tu devi andare a comprare un paio di scarpe e qualcuno dei negozianti aderisce a vendere le scarpe in questo sistema ibrido, ti dice: io vendo le scarpe Nike a 100 euro, mi dai 80 euro e 20 euro invece di darmi euro mi dai buoni check, per esempio. Io vado, eh? Io vado, io ci acquisto. Sì, lo so, ma quella non è una moneta, è un buono. Loro, io sono uno dei fondatori di Arcipelago Check e della moneta check, ecco perché la dico, perché l'ho fatta io, quindi lo so, la conosco bene. Il problema è che da sola non può viaggiare, per legge. Se per caso arriva la Guardia di Finanza e te becca che tu stai pagando, ci fosse pure un pazzo di calzolaio che vende le scarpe solo in check, se lo beccano e fanno un mazzo tanto. Viceversa, se io pago le cambiali, cioè pago le scarpe da 100 euro con una cambiale sociale, non mi può dire niente nessuno. Ma la cambiale sociale c'ha tutta una serie di altre. Allora, perché ho detto tutti pagano lo Stato, i bot, i CCT, i buoni titoli interbancari, sono tutte cambiali? Sono tutte cambiali perché esiste una legge del 1933, una convenzione di Ginevra, ne abbiamo con te già parlato un'altra volta, che stabilisce e norma in 41 diversi paesi come deve essere una cambiale e può girare. La cambiale sociale è questa? Sì, chi la emette? La emette ciascuno. È una cambiale normale? È una cambiale, è una cambiale che ciascuno emette. Perché uno non può andare. Vai a comprare le scarpe invece di tirare fuori la tessera, la carta. Poi io capisco in solare come funziona. Invece di comprare, andare in giro con la carta di credito, no? O con le 100 euro. Ti firmo la cambiale. Ovviamente quello deve accettarla. È chiaro che lui deve far parte del circuito. Perché se non fa parte del circuito non sa neanche di che parli. Sì, e quello su gli dice no. Base metto la cambiale. Ci scrivo, ti hai dato 100 euro. E ti faccio una cambiale sociale. Esatto. Il cambiale viene accettato universalmente. Che iter segue questa cambiale? La cambiale poi non è che scade e finisce lì e se la prende. Lui le dà in pagamento a qualcun altro all'interno del circuito che abbiamo detto. Ma addirittura la cambiale può essere pagata a chiunque anche all'esterno del circuito. Per cui se uno non fa parte del circuito e dice va bene, io la cambiale te la faccio. Siccome le cambiali sociali sono a 4 anni, c'è tutta una procedura che diciamo, va seguita. Adesso qui non c'è. Le faccio cambiare 10.000, tanto che questi. No, allora c'è un limite. C'è un. Allora, adesso vi darò dei documenti in cui c'è scritto tutto quello che mi stai domandando. Ma a prescindere da questo. Anche considerando il fatto che possa non esserci tanta gente che partecipa al circuito, se io in questo momento di crisi vado a uno smorzo che non sta vendendo un tubo da mesi e gli dico mi dai un camion di mattoni se te pago con le cambiali, io sono sicuro che se vado da uno, forse no, da due, tre, quattro, cinque, dieci, prima o poi uno che mi prende la cambiale e il pagamento dei mattoni. La va a mancare, qual è il problema? Allora, io ho tempo 4 anni per andare a pagarla. L'imposta di bollo? Senza interessi, senza. Allora, l'imposta di bollo, la legge appunto a cui facevo riferimento, è la Convenzione internazionale del 7 dicembre del 1930, ratificata in Italia, dunque, con il Regio Decreto 1669 del 14 giugno del 33. Questa legge, questo regio decreto, stabilisce come deve essere la cambiale e all'articolo 104, perché sono 118 articoli, è un bel dossier, all'articolo 104 dice che la cambiale è esente dalla legge sul bollo, cioè vuol dire, noi l'abbiamo denunciato tutti i ministri delle finanze. Lo so, però se tu abbiamo denunciato la cambiale non ci metti il bollo. Non è vero, non è vero.
Abbiamo denunciato tutti i ministri del Tesoro e delle Finanze a partire dal 1933 al 2010, mi pare, 2009-2010, per aver rubato agli italiani 720 miliardi di euro. Non qualche lira, 720 miliardi di euro, perché fino a 3 o 4 anni fa era il 12 per mille, adesso è il 13 per mille. Allora, è chiarissimo, il bollo va a posto solo se vuoi far diventare la cambiale immediatamente titolo esecutivo. Non è mica obbligatorio, però. Se io voglio... Cioè, capito? Invece questi l'hanno fatto diventare obbligatorio. No, non si può fare. Quello è stato una forzatura, proprio un falso in atto pubblico in tutti gli effetti. Cioè, tu non puoi truffare la gente così. Parliamo di 720 miliardi in 80 anni. Senta, purtroppo... Cioè, parliamo dell'aria, qui parliamo, è sempre solo... Siamo sempre solo parlando di larghi. Allora, finisco il discorso. Quindi se io vado a dare la cambiale a uno che fa parte del circuito, sa tutto quello che c'è da sapere e la utilizza secondo le modalità che lui conosce. Se invece io vado da uno smorso che non è fa parte del circuito, io gli dico guarda che ti compro la cambiale sociale, attraverso la cambiale sociale, che è una cambiale a tutti gli effetti, a 4 anni, me l'accetti? E quello uno su 10 sono sicuro che te dice di sì. Oggi. Il problema è questo. Se lui ma poi fare... io se vado a comprare un cambio dei blocchetti, ci provo di andare a comprare i blocchetti. Sa esattamente a chi, che un altro persona, che c'è un altro ente di qualsiasi genere che è pronto ad accettarglielo, se no non accetta. Se lui le porta in banca, la banca le accetta. Certo, è che è una cambiale effettiva. Solo che mentre, allora... Lui ha parlato di moneta deperibile, la cambiale sociale è una moneta deperibile che nell'arco di 4 anni si annulla, si azzera. Ecco, un procedimento particolare. Ma non si è pagata. No. Si azzera. No, si azzera. Se tu non fai riscossione, te la perdi. Basta. Vabbè, allora, quando mancano 2 giorni... È complicato, non c'è il tempo adesso. Poi, mancano 2 giorni, io la prendo, non manca, e chi me la allora, prende i soldi? Nessuno. Ogni mese deperisce del 2%. Quindi se tu la devi spendere veloce, prima fai girare e il cerino accende. La moneta di Cheselle, che era una moneta, quando ti rimane in mano tu i soldi le pezzi. Esattamente. Hai perso il 2%, ogni mese che te la tieni in tasca, hai perso il 2%. Serve a quello, a far girare i soldi. Hai capito? Il fine è quello. Serve a far girare i soldi. Poi se tu la metti, però se tu vai in banca, oggi a 4 anni, no, se tu vai in banca a scontare la cambiale, oggi a 4 anni come minimo forse ti danno la metà, quindi perché per la banca vale la metà e per noi no? Anche per noi, è chiaro il concetto? Quindi è come se fosse una banca, e noi stiamo facendo una banca senza essere una banca. Perché? Perché ci sono una serie di articoli sul testo unico bancario, tra cui l'articolo 10 e 11, che impediscono a chi non è banca, e se non fai parte di quella banda dei delinquenti tipo la Boschi e compagnia bella, non lo puoi fare banchiere. Io ho amici che ci hanno provato a fare i banchieri, hanno fatto tutto quello che ce la fa, non gliel'hanno fatto fare, perché non facevano parte del gioco. Chiaro? Quindi, se loro lo fanno, perché non lo possiamo fare noi? Dobbiamo farlo anche noi. Allora, nel caso più negativo, tu vai a comprare un camion dei mattoni, mica perché ti piacciono i mattoni, dovrai fare qualcosa con questi mattoni, no? C'hai tempo, 4 anni, per andare a trovare i soldi per andare a portare in banca quando si andrà a cambiare. Alle brutte. Ma poi, se uno si mette d'accordo col venditore, anche se non fa parte del consorzio, circuito economico, come lo vogliamo chiamare, e gli dice guarda che un mese prima che scade, me chiami e me la riemetti, io ne ho fatte tante le operazioni del genere, tante, sia come creditore sia come debitore. Mi telefonavo qualcuno, non c'ho soldi, ok, rifammene un'altra, quella che c'era, 1000 euro più dammi gli interessi per i 2 anni, 3 anni.
meglio una banca, una cambiale non protestata che una cambiale protestata, o no? Meglio da agevolare il cliente che avere uno che poi non mi firma più manco le cambiali. Se la porto in banca, quella firma è bruciata, giusto? Meglio che rinnovo la cambiale, no? Chi se ne frega se poi magari passano altri 4 anni e poi magari mi richiede un altro riemissione, un altro rinnovo. Quindi la cambiale ha 3 possibili campi d'azione all'interno del circuito, all'interno di qualcuno con cui io mi metto d'accordo, guarda, te la emetto, però fra 4 anni quando scade mi devi dare la possibilità di rinnovarla, oppure quello che dice no, me frega niente, niente, io sto vendendo un materiale buono, ti vendo il prodotto buono, voglio i soldi e ho bisogno di soldi. Va in banca e la banca, nel momento in cui uno lo sa, sa che c'ha 4 anni, che da qui a 4 anni chissà che succede, o no? E quindi ecco, la cambiale c'ha molte funzioni, c'ha 3 diciamo campi di azione e con una miriade poi di funzioni possibili. Allora, adesso vi lascio poi del materiale. Quello che è importante sapere è che non è la banca che ha i soldi, ma siamo noi che diamo valore ai soldi che ha la banca. Basta semplicemente spostare i soldi dalla banca a noi direttamente. Noi abbiamo il valore e noi emettiamo i soldi. Le cambiamo. Allora, senti, io per concludere, visto che abbiamo già parlato a lungo, volevo far vedere soltanto 2 libri per arrivare a questi sono 2 libri che trattano appunto dell'argomento usura finanziaria e quant'altro. Questo è un libro del 1998 scritto da un professore universitario già collaboratore col professor Giacinto Auriti. Questo. E questo è il libro del nostro amico Jean Paul Pucciarelli, Tomino, nel 2002. Faccio vedere questi 2 libri, perché avrei voluto leggere qualcosa, ma il tempo ormai scorre. Li faccio vedere perché quello che è importante è che, così come sono usciti questi 2 libri, che sono stati tra i primi libri che sono stati scritti su questo argomento, oggi c'è un pullulare di opere scritte da autori che trattano più o meno lo stesso argomento. Ciò significa che pure in una situazione di ritardo sociale italiano, nel recepire i concetti, c'è da aspettarsi la grande rivoluzione quanto prima. Basterebbe che qualcuno andasse a vedere i libri che sono stati scritti, che stanno uscendo in questi giorni, di argomento monetario e di argomento bancario, ma libri non di tecnica bancaria, di denuncia di quello che fanno le banche, per aspettarsi prima o poi, sulla cosiddetta tecnica bancaria, prima che poi ormai, più prima che poi, una rivoluzione sociale di dimensioni veramente mondiali. Beh, già ai vertici stessi delle banche o di chi era all'interno del sistema bancario fino a qualche anno fa, stanno emergendo contrasti, conflitti a tutto spiano. Certamente. Nel senso che oramai anche chi era all'interno del sistema bancario si trova stretto fra il senso della morale e il senso dell'attività. Allora ci vuole anche chi vuole, c'è anche chi nel momento di crisi vuole accelerare certe trasformazioni in modo tale da continuare a gestirla. Certo. Ci sono altri che sono capita sempre. Facciamo un nome fra rivoluzionari. Facciamo un nome fra i tanti, mi aspetto ovviamente anche possibili ritorsioni, ma basta dire soltanto Antonio Maria Rinaldi. Certo. Che è stato presidente della Consob per 10 anni e adesso fa il pudico, fa il profeta,
Chiama i libri, sfida i libri contro l'euro, cioè, questo è veramente, secondo me, dichiarando poco che l'euro è la distruzione dell'Europa, del processo unitario europeo. Ma come l'ha scritto Rinaldi, ci sono oggi, in questi giorni, sono stati pubblicati anche in Italia libri di stranieri, americani, inglesi, francesi e tedeschi, di denuncia della situazione. Allora, anche noi ce la dobbiamo aspettare questa trasformazione, perché la presa di coscienza ormai è imminente. Cosa intendo per presa di coscienza? Che le persone più evolute del nostro paese, parlo dell'Italia, ormai questo discorso l'hanno capito. Si tratta di fare quell'altro piccolo passo, lo stanno capendo i magistrati, la magistratura. No, anche gli imprenditori. Preannuncio che... fra una settimana e 10 giorni, assieme a 2 avvocati, denunceremo un magistrato che continua a non capire quali sono. No, questo magistrato che opera nell'interesse medicale della banca del Monte Paschi di Siena, affetta di non conoscere il diritto bancario, cosa che è scritto, perché noi saremmo costretti a denunciarlo. Il magistrato, finalmente, capito? Allora, sono già d'accordo i miei 2 avvocati, in conclusione, oggi abbiamo fatto questa, diciamo, quasi presentazione della cambiale sociale, perché c'è capitato di tutto e di più, perché ormai, come diceva l'amico, per altri versi, i tempi sono maturi. Ne avevamo parlato già 1 anno e mezzo, 2 fa, della cambiale sociale, era un po' troppo... diciamo, in anticipo sui tempi, e quindi andava diciamo rielaborata sotto qualche aspetto, e soprattutto bisognava attendere che i tempi fossero maturi perché la gente capisse che ci poteva essere la soluzione attraverso altre modalità rispetto a quelle ufficiali. Ha perso fiducia nell'ufficialità, ha capito che l'ufficialità non è anche serietà, non è anche moralità, non è diciamo attribuzione di virtuosità, è uno dei tanti possibili scenari, semplicemente. In questo momento sicuramente è uno scenario corrotto, e quindi non è lì che si può andare ad investire oggi. Oggi è il momento in cui si può fare un tentativo, questo è un tentativo, quello che noi proponiamo oggi, ma è un tentativo che è stato, che noi conosciamo, tentato e testato, e ha dato esiti estremamente positivi in almeno una decina di contesti che noi conosciamo bene. Quindi è sempre stato positivo, efficace e virtuoso, non si capisce perché dovrebbe essere diversamente oggi. Noi siamo sicuri che anche oggi, applicando questo strumento nella modalità che abbiamo detto prima, sicuramente potremmo uscire, almeno per la parte che compete la cittadinanza, in maniera diretta, in maniera positiva anche questa volta. Ciao a tutti. Grazie. Spegni.